Gianfranco Caccamo, hai provato emozione oggi durante i lavori che hanno toccato un tema importantissimo che ti interessa in particolar modo? Beh, l'emozione è quella di sempre, perché ormai da mio bambino, il mio ragazzino, ha 12 anni, quindi per noi non è più un'emozione ma è un modo di vivere, quello che tutti i genitori dovrebbero cominciare a capire e a far sì che questo tipo di emozione serva da sprone per poter andare avanti tranquillamente. Cosa ti trasmette giorno dopo giorno tuo figlio? Per la verità, oltre che a trasmettere, mio figlio mi ha profondamente cambiato e ha profondamente cambiato parte del mio carattere e parte del mio modo di vivere. Non ultimo, cosa molto importante, che mi ha dato la priorità di capire cosa è importante nella vita. Ed è stato anche il testimonial degli spot per annunciare la giornata della consapevolezza sull'autismo. Questo è un dettaglio, perché insomma il vero spot sono tutti i ragazzini. Ma la giornata dovrebbe durare 365 giorni l'anno, non soltanto il 2 aprile. Per noi famiglie dura anche molto di più, perché siamo costantemente impegnati alla risoluzione o a trovare le soluzioni per la risoluzione di questo problema di cui non c'è soluzione. Per cui per noi non cambia nulla. La nostra volontà era proprio quella di amplificare questo concetto. Ed è stata importante oggi la partecipazione degli studenti, che sono stati molto attenti alla tematica. È perché la mentalità cambia e speriamo che cambi sempre in meglio. E cosa possono fare secondo te gli enti preposti in merito alla patologia? Ci sta pensando il legislatore con grandi interventi normativi e speriamo che ciò vengano attuati. Il Blue Day non è solo oggi, ma dovrebbe essere 365 giorni l'anno, perché non si fa abbastanza. Se fa anzi pochissimo per questi ragazzi autistici, perché il nostro cruccio di genitori di ragazzi autistici è solo sia il presente ma il futuro, il dopo di noi genitori, chi si occuperà di questi ragazzi e quale struttura bisogna fare qui a Gela per dare, non dico far stare bene i genitori, ma far stare bene i ragazzi che ne hanno tanto bisogno. E siccome nel circondario qui tutto questo non c'è, il mio appello è di dire ai politici: pensate a questi ragazzi, al loro futuro e al loro presente. Quello che trasmette mio figlio lo può capire soltanto un genitore che ha questo problema, e cioè un mondo tutto particolare, un mondo non solo di blu ma di tanti colori. Io capisco mio figlio soltanto a guardarlo negli occhi, perché non comunica, ha un ritardo grave, un ritardo mentale grave. E però quello che mi comunica con gli occhi, forse neanche i ragazzi che parlano sanno fare tanto.